Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Quest'oggi voglio mostrarvi la mia morning routine e la mia skin care routine e hair care routine, quindi un po' tutto precisamente. Allora, la mia giornata ovviamente quando non vado al lavoro inizia intorno alle 9. Mi sveglio con molta calma ovviamente e mi reco subito in bagno e come prima cosa appunto lavo i capelli. Quindi lavo i capelli con questo shampoo della Benecos per capelli grassi con cui mi trovo benissimo e questa maschera un po' particolare che ho comprato da Eccoverde, vi lascio tutte le informazioni giù nell'info box. Lavo i miei denti con il dentifricio sempre di Benecos, devo dire che è molto buono. Dopodiché lavo il viso con questa spugnetta di Benecos al carbone attivo, ideale per pelli miste e grasse. Dopodiché come detergente uso questo della Lavera che è il 3-in-1, ossia un detergente, uno scrub e una maschera, molto delicato e molto purificante, con la quale mi sto trovando molto bene. Sciacquo il viso. E adesso per rilassarmi preparo un bagno caldo, nella quale vado a metterci questo bagno doccia che è un bagno doccia naturale che ho trovato alla Lidl. Preparo uno scrub per il corpo con sale dell'Himalaya, bicarbonato e miele. E come maschera viso utilizzo questa della Suprema Olea, una marca ovviamente di prodotti naturali. E questa è una maschera illuminante anti-age ed è veramente molto molto buona. Come idratante per il corpo utilizzo questo latte corpo sempre della stessa marca del bagno doccia. Vi lascio ovviamente, ripeto, tutte le informazioni giù nell'info box. Come siero viso utilizzo questo siero viso all'olio d'oliva di Suprema Olea, molto buono, è illuminante e anti-age e rende la pelle molto luminosa e anche molto molto morbida. Adesso asciugo i miei capelli finalmente. Shampoo della Benecos, la maschera che utilizzo, i capelli sono super morbidi e molto luminosi, mi piace veramente tanto. Adesso colazione, mi preparo un bel porridge con i fiocchi d'avena, facilissimo da preparare al microonde, quindi 3 cucchiai di fiocchi d'avena, mezzo bicchiere di acqua e 4 minuti in microonde, un po' di miele e dei pezzettini di fragola ovviamente, con una spolveratina di cacao. Adoro il porridge fatto in questo modo, mi piace veramente tanto. Questa è la mia colazione, ovviamente accompagnata anche da un buon caffè. Un po' al contrario, mi sono prima preparata, dedicata a me stessa e poi ho fatto colazione perché mi andava così quest'oggi. Di solito faccio sempre il contrario, prima colazione e poi mi dedico a me stessa. Comunque dipende un po' dalle giornate. Spero comunque che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!